Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. È in edicola il nuovo numero di Endimione Nuovo, il giornale di Valdo Biadene. Scopriamo insieme i principali titoli di questa edizione. Precarietà non fa rima con dignità, ovvero lavorare o anche no nel nuovo millennio. Natura a cavallo, il 17° raduno nazionale tra Valdo Biadene e Vidor. Cinghiale, nuovo attore sul Cesen, natura in cerca di nuovi equilibri, come cambia il nostro territorio. Da Pianezze, un nuovo turismo, nuove attrattive per ampliare l'offerta. Municipio, cantiere aperto, sono iniziati i lavori di adeguamento sismico. Istituti San Gregorio, partito il cantiere sul direzionale, terminata l'era Raia. Inquinamento ai limiti, cementificio di Pederoba, alte concentrazioni di ossidi di azoto in particolari condizioni meteorologiche. Glifosato e dintorni, sempre attuale il problema del diserbo nei vigneti. Il romitorio di San Floriano, la terrazza più bella sulla nostra Val d'Obbiadene, protetta dalla spiritualità del suo santuario. Verri, maestri fabbrilli dal 1800 a Segusino, la storia di Paolo Verri, maestro veneto d'arte. Cesare Zucchetto, nuovo presidente del Tribunale di Enna. Il magistrato valdobbiadenese è stato scelto dall'unanimità dal CSM. Italo Gerlin, ritratto di un pittore quando l'arte interpreta la storia. Alpini di San Vito, inaugurata la nuova sede. Il direttivo Aido di Valdobbiadene ha lezione tra valori e doveri. La formazione con la presidente regionale Troietto e il presidente provinciale Donner. Nuovo regolamento europeo per la privacy. Dal 25 maggio 2018 sono entrate in vigore nuove leggi per proteggere i dati personali. Chiesa di San Gregorio, un tesoro da valorizzare. Dal mese di luglio Endimione Nuovo vi aspetta in edicola. Vi informiamo che il prossimo numero uscirà a settembre. Per chi volesse collaborare con articoli, lettere, fotografie e qualsiasi altro contributo, potete inviare il materiale e i recapiti che trovate in sovraimpressione entro martedì 31 luglio. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime notizie. Un saluto a tutti, ci rivediamo al prossimo servizio.